Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio del Road to Orgasm. Dopo un bel po' di compravendita, bel po', diciamo, un po' di compravendita che ho fatto mentre ero in vacanza, circa sui 60-65 mila crediti, mi consente di acquistare un difensore centrale IF coreano, che comunque non mi sembra sto granché, però vabbè, di cambio modulo visto che del 4-4-5-1 che uso io non c'era. E lo vado a sostituire al difensore centrale che non era raro, argento. Questo è bronzo invece. Faccio tre partite in questo episodio. La prima partita, come potete vedere, comincia davvero bene con prima un gol di Enigno e poi un secondo gol di Luiz, l'ala, molto, no, l'esterno. Molto forte davvero. Poi però un po' di disattenzione mi fa prima un gol su un'azione molto ben costruita e poi un secondo gol con cui va a pareggiare e terminati i 90 minuti decide di uscire mentre io volevo andare ai tempi supplementari. Comunque una partita abbastanza combattuta. L'avversario ha meritato il pareggio perché comunque io non ho giocato benissimo, anche perché era la prima partita che facevo dopo essere tornato dal mare. La seconda partita invece va decisamente meglio, come la terza, però mi accorgo che la squadra non mi piace tantissimo. Poi qui prendo un gol su calcio d'angolo, perché comunque non sono molto forte sui calci d'angolo, e niente, pareggia, poi io con un rigore vado avanti, poi dilago, faccio altri 3-4 gol, sì, finisce 5-1 la partita. Dicevo, la squadra sì è forte, fa tanti gol, attacca molto, però in difesa è veramente scarsa. Anche con l'IF non riesco a difendere al meglio, forse anche perché sono abituato con la difesa 3 io, e per cui con la difesa 4 faccio un po' di casino. Ma comunque io avevo in mente di cambiare la squadra e avevo già postato due squadre, due progetti, due idee sul forum FUT Italia. Le due squadre erano una squadra ibrida tra Pro League, Brasile e Camerun con in attacco Eto'o, poi come esterno Dani Ligno, quindi è una squadra molto, molto buona, ma neanche troppo costosa, comunque non è un problema di crediti il mio perché comunque sto già facendo altra compravendita, sono arrivato circa 100.000 crediti e arriverò anche a di più probabilmente verso il prossimo episodio. L'altra invece era una squadra della prima divisione messicana, quindi del campionato messicano, mi sembra molto molto buona, infatti preferisco forse questa alla ibrida che ho detto prima. E quindi io sono indeciso su quale fare, mi affido a voi, io metterò in descrizione queste due squadre e decidete voi quale volete fare, quale volete che io faccia. Dopo questa parata su un calcio di rigore del mio avversario, finisce la partita, finisce anche l'episodio, vinco 900 crediti e ci vediamo al prossimo episodio. Bella!